possibilità a Giulia di crescere come donna anche a livello sessuale. Essendo testimone di Geova, gli è stato impartito di aiutare il prossimo e di salvare il proprio fratello in ogni situazione. Quindi per lei salvare libero è un compito. Qualcosa che mi è sembrato bello, c'è una verità di narrazione e soprattutto una storia scritta con un giusto equilibrio tra le cose. Tutti i personaggi in fondo, ognuno di loro porta una bellezza. Non c'è un giudizio, uno che ti verrebbe subito da fare una storia così, da dire ideologico, no? Invece no, l'interessante è che c'è una dimensione più poetica, cioè provare a ricercare di questi un'umanità. Ho cominciato un tirocinio nella fabbrica dove lavora papà. Non voglio entrare nel merito delle vostre questioni teologiche, ma la tua religione non ti può impedire di continuare gli studi. Celestino, per favore, digli qualcosa. Frequentando l'università rimane pochissimo tempo per predicare. Ecco il nuovo acquisto. Speriamo. Il lavoro tuo ti piace? Mia madre mi ha detto che i testimoni di Geova non dicono bugie. Dì la verità. Mi fa schifo. Si vede. Giulia, siamo qui per capire che cosa ti sta succedendo. Chi è il ragazzo con cui sei uscita? Cosa facevate tu e lui quando eravate soli? Mi baciavate. Basta. Allora ci sta! Hai perso, sì. Ma vedi che Giulia vuole stare con me. Come che dite voi? Che da sto mondo è meglio stare alla larga, no? Mica ci avete tutti torti. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaving kids alone.